Ben ritrovati gentili telespettatori per questa nuova informazione regionale del telegiornale del Friuli Venezia Giulia, informazione che apriamo con un servizio in prima pagina che riguarda un fatto di cronaca accaduto a Sacile dove due studenti finiscono nei guai perché scoperti a spacciare droga e lo facevano anche sui bus. Vediamo il servizio. I carabinieri del nucleo radiomobile di Sacile hanno concluso un'operazione antidroga che ha portato alla denuncia di due studenti, una 19enne, l'altro, all'epoca dei fatti, 17enne, ritenuti responsabili di detenzione e spaccio di stupefacenti. Le indagini sono state avviate nel dicembre scorso, quando i militari hanno sorpreso il maggiorenne con circa 30 grammi di marijuana. Successivi accertamenti hanno portato a contestargli decine di episodi di spaccio e di individuare il suo fornitore, un minorenne della cittadina friulana. Nell'abitazione di quest'ultimo è stato trovato materiale per il confezionamento delle dosi e alcune centinaia di euro ritenute provento di spaccio. A suo carico sono state accertate centinaia di cessioni di hashish e marijuana, oltre a 30 persone tra 15 e 23 anni, quasi tutti studenti delle scuole di Sacile e di Pordenone, residenti a Brugnera, Aviano, Caneva, Fontana Fredda e Prata di Pordenone. Lo spaccio avveniva anche a bordo degli autobus di linea, che da Sacile raggiungono il capoluogo di provincia. Per l'acquisto dello stupefacente, gli studenti utilizzavano il denaro loro consegnato dai genitori per pagare l'abbonamento del trasporto pubblico. Da dicembre del 2014 a maggio scorso, il minorenne avrebbe ceduto oltre 1.300 grammi tra hashish e marijuana, con un guadagno stimato di circa 15-20 mila euro. I due sono stati rinviati a giudizio davanti al Tribunale di Pordenone e a quello per i minorenni di Trieste. È ancora una tragica notizia che ha coinvolto una giovane ragazza nella Bassa Friulana. Dopo aver perso il lavoro e anche l'amore, una 28enne in preda alla disperazione si lancia nel vuoto. Le sue condizioni di salute sono gravissime. Una ragazza di 28 anni che vive in un popoloso centro della Bassa Friulana ha cercato di togliersi la vita nelle prime ore di oggi. La giovane donna, che sta attraversando un terribile momento di sconforto per la perdita del lavoro e per la rottura del rapporto sentimentale con il suo fidanzato, è tornata a casa dei genitori nella notte. Era in stato di forte agitazione e, presa da un attimo di grave smarrimento, ha aperto la finestra e si è gettata di sotto, cercando di togliersi la vita davanti ai genitori che stavano cercando di starle vicino e di calmarla. Fortunatamente nella caduta non ha battuto la testa, finendo su una parte di prato. I genitori sconvolti le hanno prestato le primissime cure e hanno allarmato subito i soccorsi, facendo accorrere sul posto il personale medico del 118. La ragazza si è ferita alle gambe e è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Nel paese, in tanti hanno udito quelle sirene dell'ambulanza, sono usciti in strada pensando a un grave incidente d'auto con un investimento di un pedone, anche viste le pessime condizioni meteo della notte, con la pioggia battente continua fino a mattina. Una donna musulmana con addosso il niqab che stava assistendo alla seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi a San Vito al Tagliamento è stata allontanata dalla sala consiliare poiché si era rifiutata di farsi riconoscere. Aveva infatti il velo che le copriva completamente il volto all'infuori degli occhi. Identificata dalla polizia locale, la donna è ritornata in aula chiedendo anche la parola. A quel punto, non volendo esasperare i toni, il sindaco della cittadina, Antonio Di Bisceglie, storico esponente del PD, ha preferito interrompere la seduta. Non mi sembrava il caso, ha dichiarato, di proseguire con quel tipo di tensione di fronte ai ragazzi. Lo stesso ha poi aggiunto, ho cercato ripetutamente di utilizzare toni concilianti, ma la signora non ha voluto sentire ragioni. E adesso andiamo in regione dove c'è stato un incontro con il ministro Calenda per il progetto Industria 4.0 e il futuro della ricerca. Sentiamo. Vicepresidente Bolzonello, uno dei punti focali della strategia dell'Industria 4.0 è l'interesse a trasferire tecnologia e a rendere protagoniste le piccole e medie imprese. È esattamente così, noi abbiamo bisogno di aumentare il livello di tecnologia in tutti i nostri, in tutte le nostre aziende, in tutte le nostre piccole e medie imprese, sia per quanto riguarda i processi che per quanto riguarda i prodotti. Abbiamo la necessità di mettere a sistema tutto questo, il sistema dei saperi, quindi delle nostre università, il sistema delle competenze e poi tutta la nostra industria nel suo insieme. Stiamo lavorando a livello regionale esattamente su questa strada e quello
quello che oggi sia il ministro Giannini che il ministro Calenda ci hanno detto conferma che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta. Presidente Serracchiani, il Friuli Venezia Giulia crede fortemente nella strategia dell'industria 4.0 e lo si è visto oggi a Roma qui in due incontri con il ministro Giannini e con il ministro Calenda. Intanto abbiamo fatto massa critica con i territori vicini, quindi siamo venuti il Friuli Venezia Giulia nella sua forma completa della, diciamo, quasi federazione, ma ci stiamo lavorando ormai da diversi anni, delle nostre università, Udine, Trieste e la Sissa, e ovviamente anche l'area di ricerca di Science Park, che ha fatto un po' da collettore anche rispetto ad altri luoghi di ricerca. E poi siamo venuti con le province di Trento e di Bolzano e gli Atenei di Trento e di Bolzano, proprio a dimostrare che c'è la possibilità di formazione, alta formazione, competenze scientifiche, tecnologiche e la capacità di trasformare tutto questo in industria 4.0 sul nostro territorio. Fare massa critica riteniamo che sia anche molto utile in un territorio che ha bisogno davvero di fare numeri importanti. Poiché nelle competenze del Friuli Venezia Giulia, ma anche del Trentino Alto Adige, ci sono molte competenze, non c'è che l'imbarazzo della scelta, quindi il prossimo step adesso sarà una mappatura. Beh, le nostre regioni e le province autonome hanno lavorato da tempo sul capitale umano. Abbiamo la fortuna davvero di avere sedi importanti, di importanti centri di ricerca, di importanti università. Siamo in grado davvero di offrire un piatto ricco a quelle competenze che vogliamo legare con il sistema manifatturiero. La novità è questa, quindi mettere insieme, creare quel legame forte tra l'industria e l'innovazione tecnologica creata anche dalle nostre, dal nostro sapere, dalla nostra conoscenza, dalle nostre università. Ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda, lei ha accolto oggi il protagonismo della regione Friuli Venezia Giulia, delle province di Trento e di Bolzano nella strategia dell'industria 4.0. Per quanto riguarda questo candidato centro di competenza diffusa, non c'è che l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda le opzioni da mettere sul terreno nell'ottica di questa strategia voluta dal governo. Sì, senza dubbio Friuli e le province autonome hanno delle competenze molto forti e anche molto specifiche, il che aiuta. Quello che abbiamo deciso oggi è di fare una mappatura molto precisa di quelle che sono le specializzazioni sia in termini di settori che in termini di tecnologie, in maniera da essere in grado di costruire poi una proposta che verrà da, appunto dai centri che oggi abbiamo incontrati per la costruzione di un competence center a livello nazionale che sia specifico su quelle tecnologie. Cosa è molto importante? Che in questa rete di eccellenza che stiamo costruendo in Italia non è tanto a dominare dove è localizzata, ma soprattutto qual è la competenza settoriale, in maniera che un'impresa del Friuli, se si occupa di automotive, potrebbe andare, dico per dire, al Politecnico di Torino, ma un'impresa del Piemonte che è specializzata per esempio su tutto quello che è l'innovazione industria 4.0 nel bio e nell'agro potrebbe venire in Friuli. Da questo punto di vista ci deve essere un'eccellenza di settore, un'eccellenza di tecnologia, di presidio di tecnologia ancora più che una prossimità geografica. Questo è il modo in cui si costruisce una leadership a livello direi europeo, avendo una leadership manifatturiera a livello europeo che sta affrontando una trasformazione così importante e impegnativa come industria 4.0. E ci spostiamo adesso a Pordenone nell'intervista del nostro corrispondente Lauro Nicodemo a Mauro Vagaggini. Si parla di ATAP, un'azienda in controtendenza dove sono in programma nuove assunzioni per i prossimi anni. Sentiamo. Siamo con Mauro Vagaggini, amministratore delegato dell'ATAP SPA di Pordenone. Lei oggi, durante il convegno di identità e innovazione a Pordenone, ha dato un messaggio importante per la sua azienda, un'azienda che dovrebbe incrementare l'occupazione. Sì, come durante il mio breve intervento ho voluto dare alcune informazioni, proprio una delle più importanti è quella che nonostante in questo momento si vada a discutere questo calo di occupazione, l'8% in Friuli Venezia Giulia, noi come realtà pordenonese possiamo dire che usiamo un metro diverso, siamo in fase di occupazione, anzi se andremo a definire in via definitiva il contratto di servizio del trasporto pubblico locale per i prossimi 10 anni, a Pordenone avremo un numero consistente di assunzioni a tempo indeterminato, sia di autisti che di operatori del settore del trasporto pubblico locale. È uscito però anche una sua preoccupazione, mettiamola tra virgolette,
i comuni che desidererebbero, che avrebbero necessità per i propri bilanci di vendere le proprie azioni. Stanno facendo un ragionamento proprio su questo argomento, bisogna anche capire che avendo una società che ha la possibilità di liquidare un tesoretto che va a beneficio dell'ente pubblico, questo ente pubblico poi con una ricaduta sociale sul territorio potrebbe essere anche utile. E la preoccupazione aziendale è quella che un'azienda come la nostra, Pordenonese, possa essere messa sul mondo economico e quindi a gara. E siamo stati anche a Varmo con Salvatore Errante ai nostri microfoni, che ci presenta l'ultima estate. 1 ottobre in comune di Varmo lei presenta l'ultimo suo importante lavoro, l'ultima estate. Dove è ambientato questo romanzo e che significato dobbiamo cercare di cogliere? Beh, ambientato in queste zone, perché ricorda un po' la mia vecchia esperienza che ho fatto come insegnante a San Michele a Tagliamento. E poi in queste zone, nel senso, gravita su Palazzolo dello Stella, poi anche con delle puntate in Carnia, alla Pieve di Socchieve, che è una cosa straordinaria. E anche con delle puntate a Venezia, io sono veneziano, mi sembra giusto che qualche puntata a Venezia ci sia. C'è qualcosa di autobiografico, ma soprattutto l'autobiografico è nel riscoprire l'emozione con cui io ho conosciuto queste terre, proprio mandato a insegnare qui vicino, e l'emozione che mi ha spinto ad amarle. Se ho comprato una casa non è un caso, perché gioco di lingua, non è un caso la casa, però è vero, costa poco dire quanto mi piace il Friuli, ma se uno deve comprare una casa è una testimonianza un po' più solida, no? Però lei è venuto da Venezia, cioè non è arrivato da un luogo qualsiasi. No, è vero, e sono ancora a Venezia, io sono residente a Venezia, ho anche la casa a Venezia, però a Venezia vado sempre meno, perché Venezia è dilaniata dal turismo. Venezia sta morendo di turismo, non ci sono più veneziani. Ormai sono decenni che si parla di Venezia non città, di museo, un museo aperto, ma città al servizio del veneziano e del cittadino e non solo del denaro. Certo, ma lei pensi una cosa, che una ragazza che era in visita, è vero, una ragazzina, si è informata ad un vigile e ha detto: quando chiude Venezia stasera? Quindi proprio ormai la gente la intende come museo. No, invece Varmo, Ruspante, io mi ci trovo bene là, dico la verità. Questo libro è anche un atto d'amore nei riguardi di Varmo. Termina qui, gentili telespettatori, il notiziario regionale del Friuli Venezia Giulia. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni del notiziario.